Trasmettiamo dalla Chiesa Madre di Mussomeli, parrocchia San Ludovico, il rito della Via Crucis nel primo venerdì di Quaresima, 24 febbraio 2023. Partecipa i confrati e le consorelle dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice. Dei nostri peccati ha causato
quella particolare sofferenza a Gesù. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della nostra vita per il nostro Signore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene e lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Mi auguro che ognuno di voi stia sforzandosi a partecipare con più grande amore alla passione di Cristo. Egli sta ancora cercando uno che lo consoli e lo conforti. Voi vi state sforzando per essere quell'uno? Oggi Cristo viene umiliato attraverso la superbia di atti di disobbedienza e dislealtà. Flagellato dalle mani di lui, malato di genocidio e desidera cioè voi, sarete quell'uno che egli cerca? Eleviamo la nostra invocazione al Signore Salvatore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti. Diciamo insieme: abbi pietà di noi. Signore Gesù, che sei morto per farci venire con te, tu che hai offerto te stesso per tornare, per formare un solo popolo che ti appartenga. Seconda stazione. Gesù porta la croce al Calvario. A tutti Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Gesù è lo sfrattato, non solo da una casa fatta di mattoni e altra malattia, di cui il corpo umano possa soffrire. Il male di sentirsi non amati, indesiderati, ignorati, il fatto di non avere nessuno cui appartenere, costituisce una povertà immensa, una grave malattia di questi nostri tempi. Chiediamo al Signore la forza di seguirlo sulla via della croce e diciamo insieme: donaci il coraggio di seguirti. Donaci il coraggio di seguirti. Signore Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, donaci il coraggio di seguirti. O Re di gloria, confitto alla croce per noi, che in cambio della gioia hai preso su di te coraggiosamente la croce. Il Signore Gesù ha preso su di sé le nostre sofferenze per ricondurci al Padre. Preghiamo insieme, diciamo: donaci la tua forza. Donaci la tua forza. Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città. Sei sottoposto alla croce. Donaci la tua forza.
quando triste e affranta ti senti, o Madre Santa, del Divino Salvatore. Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accorse con sé. Cerchiamo in modo particolare di avvicinarci per quanto più sia possibile al cuore umano, al cuore di Gesù, e cerchiamo di comprendere, per quanto sia possibile, la straziante sofferenza di Gesù causatagli dai nostri peccati e la sua sete del nostro amore. Non meraviglia che ciò sia stato così evidente negli ultimi istanti della sua vita terrena, quando disse: «Ho sete». Grazie a Dio, la Madonna era lì per comprendere pienamente la sete di amore di Gesù. Lei deve aver detto subito: «Io sazio la tua sete con il mio amore e con la sofferenza del mio cuore». Lui ha ucciso ed io ha sciolto dalle angosce della morte. Gesù crocifisso per amore, che il Padre ha costituito Signore e Messia. Amen. Il nostro cuore e la tua grazia. Gesù, figlio di Maria, che ci ha incrementato la pace. Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone che tornava dai campi e gli misero addosso da portare dietro Gesù. Comprendo sempre più perché Gesù vuole che impariamo da lui a essere miti e umili di cuore, perché senza la mitezza non potremmo mai essere capaci
capaci di accettare gli altri, né amarli come Lui ama noi. Perciò, prima di imparare l'umiltà, senza la quale non potremmo amare Dio, dobbiamo imparare ad amarci gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di mitezza e di umiltà per poter mangiare. Il Signore vuole potenza e sapienza di Dio. Tu che sei stato mosso, messo a morte per i nostri peccati e sei risorto per la nostra giustificazione. Tu che ci hai ottenuto la riconciliazione col Padre. Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Apriamo il cuore all'amore del Padre che si è rivelato a noi in Gesù e diciamo insieme: volgi a noi lo sguardo di luce. Signore della gloria crocifisso per noi. Tu che hai dato te stesso per strasparci a questo mondo. Tu che ci hai liberato perché restassimo lì. Siamo in queste Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale svuotò se stesso e, diventando simile agli uomini, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. La vera obbedienza è un genuino atto di amore che ci fa praticare le altre virtù. Essa ci rende simili martiri, perché un martirio molto più grande perseverare nell'obbedienza per tutta la vita che morire in un momento solo per un colpo di spada. Non perdere tempo in attesa di fare grandi cose per Dio. Non avrai la prontezza di dire sì nelle grandi cose se non ti eserciti a dire sì nelle mille occasioni di obbedienza che ti capitano durante la giornata. Il Signore si è fatto povero per arricchirci. Preghiamo perché sappiamo fidarci a Lui nella nostra povertà e diciamo insieme: rialzaci nel tuo amore. Rialzaci nel tuo amore. Cristo crocifisso, che hai sofferto per i nostri peccati. Rialzaci nel tuo amore. Tu che nel sangue della tua croce rapacifichi l'universo. Rialzaci nel tuo amore. Cristo Redentore, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito. Rialzaci nel tuo amore. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. Gesù incontra le donne in pianto. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Salga la nostra preghiera, diciamo
insieme, resta sempre con noi. Resta sempre con noi. Figlio di Dio, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue. Tu che hai dato la tua vita per la nostra salvezza, che sei vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo. Il Signore si è fatto nostro fratello nella sofferenza, per questo possiamo ricorrere a Lui con fiducia. Diciamo insieme: abbi misericordia di noi. Gesù, servo di Dio, che ti sei chinato sulle nostre ferite, tu che con la tua morte ci hai aperto la via della vita. Gesù, servo di Dio, che ci hai riconciliato con il Padre. Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore io lo senta pure in me. Spogliando delle vesti. Amen.
I soldati, quando ebbero visto Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. La nudità non consiste solo nella necessità di un vestito per coprirsi. La nudità consiste nella mancanza della dignità umana, che a volte abbiamo perso e di cui abbiamo giustamente spogliato i poveri. Li consideriamo inutili, privi di ogni speranza di redenzione. Disponiamo di tutta una serie di aggettivi per qualificarli. Questa è la pesante nudità dei nostri giorni. C'è bisogno della vita di preghiera per riuscire a vedere Cristo nella fuggente maschera dei poveri dei poveri. Giunga la nostra acclamazione a Cristo, che col suo sacrificio ci ha dischiuso il regno di Dio. Preghiamo insieme il Signore e diciamo: perdona i nostri peccati. Signore Gesù, che sei stato messo a prova e vieni in aiuto a quelli che subiscono la tentazione. Signore Gesù, nostro capo, che guidi a salvezza, reso perfetto nella tua passione. Signore Gesù, condannato di gloria, coronato di gloria e di onore a causa della morte che hai sofferto per noi. Le parole di Gesù sulla croce furono l'espressione della profondità della sua solitudine e della sua passione, del fatto che persino il proprio padre non lo riconoscesse come suo figlio, e che malgrado tutta la sua sofferenza e angoscia, suo padre non l'ha dimenticato come il suo figlio amato, come aveva fatto al battesimo dato da San Giovanni Battista e alla trasfigurazione. Voi vi chiederete perché? Perché Dio non può accettare il peccato e Gesù aveva assunto in sé il peccato. A Cristo agnello immolato, che ora vive nella gloria del Padre e riceve la lode e l'onore da tutte le creature, si eleghi la nostra voce. Diciamo insieme: apri i nostri cuori al tuo amore. Apri il nostro cuore al tuo amore. Signore Gesù, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Amen.
innalzato la terra per attirarci a te. Signore Gesù, che ci sottoponi al giudizio della tua croce. Amen.
Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti amiamo Cristo e ti benediciamo. Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con la lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Preghi per me, perché non possa dimenticare me stessa completamente in quell'abbandono assoluto alla santa volontà di Dio. Non so quanto più in profondità arriverà questa prova, quanto dolore e quanta sofferenza mi porterà, ma ciò non mi preoccupa più. Lascio fare a Lui, come per qualsiasi altra cosa. Voglio diventare una santa, secondo il cuore di Gesù, mite e umile. In questo momento è l'unica cosa che mi importa davvero. Dall'alto della croce Gesù ci attira a sé per donarci un cuore nuovo. Preghiamo insieme, diciamo: donaci l'acqua viva del tuo amore. Cristo, agnello immolato, tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, donaci l'acqua viva del tuo amore. Tu che sei il re dei re e signore dei signori, donaci l'acqua viva del tuo amore. Thank you.
fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Se l'incertezza rimane, è il momento di inginocchiarsi. In quella preghiera, Dio, non può ingannarci, perché essa viene da lì dentro. È il momento in cui lo si desidera di più. Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita e non c'è alcun dubbio. Si possono avere altre incertezze, è vero, ma quella in particolare non tornerà più. No, io non ho mai avuto dubbi, ma sono convinta che il merito sia suo, non mio. Il Signore Gesù ci dona la speranza di una vita felice nel seno del Padre. Preghiamo insieme, diciamo, donaci la tua pace. Cristo Gesù, messo a morte nella carne, ma vivo nello Spirito. Cristo Gesù, pastore e custode delle nostre anime. Cristo Gesù, pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio. Con amore filiale voglio fare mio il tuo cordoglio, rimanere accanto a te. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite a tutti i discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Lascia che la gioia del Signore sia la tua forza, perché Lui solo è la via che vale la pena percorrere, la luce che vale la pena accendere, la vita che vale la pena... Facciamo la nostra gratitudine e imploriamo, abbi misericordia di noi. Abbi misericordia di noi. Tu che ti sei fatto uomo per salvarci, abbi misericordia di noi. Tu che sei morto in croce per tutti gli uomini, abbi misericordia di noi. Tu che ci hai riaperto la via del cielo, abbi misericordia di noi. Fatta dono per noi con amore.
Lui si è spogliato di se stesso e ha assunto la nostra natura umana. Ha preso su di sé i nostri peccati e ha preso tutte le nostre colpe, perché queste fossero proprio espiate da lui, agnello immolato. Cristo è il vero agnello, così canteremo nelle sute della Pasqua. L'agnello immolato che redime noi da tutti i mali, e ci offre la via della salvezza. E lui che oggi vuole darci questo avvio verso la Pasqua, e imprime su ciascuno di noi la sua immagine, il suo volto, di uomo sofferente e di uomo della vita nuova. L'immagine descritta della Veronica che va a asciugare il volto di Gesù nella tradizionale Via Crucis è diventato un simbolo di quella Chiesa che si lascia imprimere nel suo corpo l'immagine del Cristo, il Salvatore. La Veronica ha colto in un drappo, un telo, l'immagine di Gesù, ma è lei che è diventata l'immagine di Cristo, vera icona, vuol dire proprio questo. La vera icona sarà quella Chiesa rinnovata nell'amore, nello spirito, nella carità. La vera Chiesa sarà quel popolo che sa umiliarsi come Cristo e sa dire il suo sì, amen, sino alla morte. Gesù non si è rifiutato, come agnello immolato condotto al macello andava lì, così ci ricorderanno i carmi che stanno sofferendo di avere. Non ho posto resistenza a coloro che gli strappavano la mano, ma ha colto tutto, perché è il servo obbediente, il servo di Dio, colui che perdona, che non piega nessuno se non accoglie con misericordia fino all'ultimo momento colui che si converte a lui. Con questo spirito di fede, di devozione, di pietà, di amore, allora incamminiamoci verso la nostra redenzione. Poniamo l'attenzione su Cristo che ci ama e che imprime su di noi la nostra salvezza. Per ricordare proprio questa immagine che si imprime su di noi, voglio solo ricordare una curiosità artistica. Quando nel Medioevo i grandi pittori che si riscattavano dalle icone e dalle immagini antiche dell'Oriente cominciarono a descrivere Cristo da Giotto a Cimabue, riproducevano il Cristo, dicevano, nella forma serpentina, la forma di essi. Era l'immagine del Salvatore, di quell'immagine già prefigurata profeticamente nel serpente del deserto. Gesù innalzato sulla croce attira tutti a sé, ma l'essere attirati per essere in lui trasformati, l'essere attirati per lui essere cambiati, attirati per essere un'immagine autentica di colui che ci salva. Con questo spirito chiediamo al Signore la grazia di un rinnovamento interiore, una vita di fede sempre più autentica, perché contemplando il suo amore per noi, tutta la nostra vita diventi un dono per Dio e per il prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.
Spirito Santo, bravo.